Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli, ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne traditore. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli, una gran moltitudine di gente, da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Simone e Giuda. Abbiamo visto che nell'elenco degli apostoli sono due Simone. Questo qua, Simone lo Zelota, e Simone detto Pietro. Ma chi era questo Simone Zelota? Era un guerrigliero, un soldato, un militare, faceva la guerra contro i romani. Non voleva che i romani abitassero in Palestina, erano nemici, erano invasori, quindi lui, da buon ebreo, prese la spada e cominciò a combattere i romani, quindi era un combattente, il nostro Simone lo Zelota. E Zelota è quello che c'ha lo zelo, no? Quello che lo anima veramente una missione importante. E pare che fu anche vescovo a Gerusalemme, però non sappiamo esattamente come, perché, quando, eccetera. L'altro è Giuda, non Iscariota, l'altro Giuda. E questo Giuda chiede al Signore: ma Signore, Maestro, perché ti manifesti a noi e non a tutto il mondo? Perché tu sei una persona importante, dici cose grandi. Com'è che ti manifesti a noi, poveri pescatori, e non a tutto il mondo? Risposta, Gesù gli dice: io mi manifesto a tutti coloro che mi amano, che mi cercano. Quindi la risposta è questa: chiunque cerca il Signore si fa presente, si manifesta a Lui. L'ultima suggestione particolare, l'ultimo dettaglio importante, perché siamo a Zara, Simone è anche il patrono dei pescatori. Sapevate? Simone Zelota è il patrono dei pescatori, quindi chi va per mare può chiedere la grazia a San Simone Zelota di fare una buona pesca, tornare sano e salvo dal mare. E nel Vangelo la chiamata è appunto, Gesù chiama pescatori, persone semplici, non erano istruite, non erano dottori, professori, eccetera, erano persone comuni, operai, lavoratori, e dice: non pescherete più pesci, pescherete anime, uomini. Quindi li prende e li fa diventare suoi discepoli. Per cui, ecco, il Signore non guarda l'istruzione, non guarda la cultura di una persona, guarda il cuore, guarda quello che la persona può dare in termini di fede, di speranza, di carità. Sia da Gesù Cristo.